La Russia annuncia il referendum per l'annessione dei territori occupati, la reazione di Kiev, consultazioni illegali. Ucciso a Kharkiv, foreign fighter italiano, si chiamava Giorgio Galli, combatteva nella legione straniera ucraina. Stanotte Draghi all'Assemblea Generale dell'ONU, il premier ai giovani, sul clima faremo presto e meglio. Energia e Europa continuano a far discutere le forze politiche, in studio al TG1 Carlo Calenda. Alluvione Marche, senza esito le ricerche di Mattia e Brunella, l'inchiesta punta sulla mancata allerta. Al TG1 Tony Blair parla di Elisabetta, aveva un enorme istinto per il popolo, il ricordo di quei picnic privati a Balmoral. La musica di Raff e il rap di Gue Pequeño insieme per una nuova versione di Ti Pretendo, dagli anni 80, dice, rimane il valore della spensieratezza. Buonasera. Fissati per il 23 e il 27 settembre il referendum per annettere alla Russia Lugansk e Donetsk, morto foreign fighters italiano, attesa per il discorso di Putin. Draghi negli Stati Uniti, stanotte il discorso all'ONU, l'incontro con i giovani sul clima, conosco la vostra fame di cambiamento, bisogna fare meglio e in fretta. Rush finale della campagna elettorale, le proposte dei partiti sul caro energia, ma a 5 giorni dal voto il confronto si fa sempre più aspro. L'alluvione nelle Marche, continuano le ricerche dei dispersi. Al TG2 il racconto di chi ha sentito le grida di aiuto di Mattia. Il padre, non mi fermo finché non lo trovo. Liberiamo la cultura, appello di intellettuali, artisti e creativi per la libertà di pensiero. Vogliamo essere custodi di memorie, dicono, e visionari di futuri possibili. Buonasera. La Russia annuncia il referendum per l'annessione dei territori ucraini occupati, crolla la borsa di Mosca, attesa per il discorso di Putin alla nazione, Europa e Stati Uniti, consultazione farsa. Foreign fighter italiano ucciso nella regione di Kharkiv, combatteva al fianco degli ucraini, aveva 27 anni, viveva in Olanda ma era originario di Varese. Draghi a New York, stanotte l'intervento all'ONU, il discorso ai giovani sul clima, consapevole della vostra fame di cambiamento, dobbiamo fare di più e meglio. Ancora scontro sull'Europa, Meloni, la nostra vittoria apre la strada a quella di Vox in Spagna, Letta, parole che non stupiscono, vogliamo un'Italia che conti. Conte al TG3, sulla crisi nessuna risposta dall'Europa, scostamento di bilancio sta diventando assolutamente necessario, per la pace in Ucraina negoziato unica strada. Alluvione nelle Marche, la procuratrice di Ancona, dalla regione nessuna allerta, acquaroli non sono un veggente, continuano le ricerche dei dispersi, 2 miliardi di danni. Buonasera dal TG3. Lotta alla crisi energetica, mentre Bruxelles prende tempo sul price cap, i paesi membri si muovono in ordine sparso. Palazzo Chigi separa in via sperimentale il prezzo della luce da quello del gas. Obiettivo, calmierare i costi e rifornire elettricità alle imprese a rischio stop. Attesa una misura analoga anche per il metano, ma il decreto, annunciato dal Ministero della Transizione Ecologica e caldeggiato dalle industrie, non c'è ancora e potrebbe arrivare solo dopo il 25 settembre. Cingolani, gli stoccaggi basteranno. Ed è sempre più braccio di ferro sul rigassificatore di Piombino. L'iter avviato dal governo punta al via libera entro la fine del mese, scadenza considerata non rinviabile da Snam. Ma il sindaco continua a mettere paletti, decine le obiezioni, compreso il colore dello scafo che ospiterà l'impianto. Il piano rischia di slittare. Intanto l'emergenza bollette si abbatte anche sulle aziende del terzo settore. In ginocchio San Patrignano. Alla comunità di recupero ad agosto sono arrivati 730.000 euro da pagare. I responsabili: siamo costretti a sospendere alcuni servizi.
Il caso Berlino sulle elezioni, mentre anche l'Europa guarda con attenzione al voto di domenica e scontro Letta Meloni sull'assist di Scholz al PD e le dichiarazioni sul pericolo di una possibile affermazione della destra. No ai post-fascisti, dalla presidente di Fratelli d'Italia polemiche provinciali che seguono una logica autarchica, sostiene il numero uno del Nazareno. Immediata la replica. Mi chiedo se sia andato in Germania a chiedere il sì al tetto del gas o a fare i propri interessi. Per Draghi non ci sono ruoli nel futuro esecutivo di centrodestra, così Matteo Salvini che spiega: chiediamo il consenso per la Lega e per la coalizione, non vedo posto per tecnici. Il segretario del Carroccio sfida il Premier sulle parole relative ai presunti rapporti tra la Russia e i partiti. Se ha i nomi, li faccia. E su Putin chiosa: la mia idea su di lui durante la guerra è cambiata. Quando qualcuno inizia ad invadere e a bombardare tutto, è diverso. Non ci fu nessun allarme della regione ai comuni. Parte da qui l'inchiesta sull'alluvione nelle Marche che ha causato la morte di 11 persone e danni per oltre 3 miliardi. Si cercano ancora due dispersi, tra cui il bimbo di 8 anni. Intanto si scopre che nell'Italia che si sbriciola sono gli edifici antichi a restare in piedi. È il caso del ponte romano a Cantiano, costruito 2000 anni fa e investito dalla piena, è stato danneggiato, ma ha retto. Roma è l'eterno problema dei rifiuti. Neanche il fai da te dei cittadini volenterosi viene premiato. Anzi, un farmacista è stato multato perché ripuliva da vetri e cartacce il marciapiede davanti alla farmacia in Piazza Vittorio, in pieno centro storico. Per la gente in borghese che l'ha costretto a rimettere a terra il sacco con la spazzatura, non aveva fatto correttamente la differenziata. Dopo la rivolta dei commercianti della zona, la contravvenzione è stata ritirata. Ma il farmacista, beffato, non ci sta e protesta. Con i soldi che pago di tasse potrei far spazzare la piazza tutto l'anno. Edizione delle 19 del TG4, ben trovati. Buonasera, in prima pagina i conti difficili da far quadrare per famiglie e imprese. Farina e bollette portano alle stelle il prezzo del pane, più 13,5% in Italia. Crolla il consumo di frutta e verdura e con il caro energia aziende sempre più in difficoltà, in 12.000 a rischio chiusura. La BCE prevede una contrazione del PIL. Dalla Francia alla Germania all'Italia ci si prepara a un autunno di austerity. Letta difende il suo viaggio a Berlino. Gli interessi dell'Italia si difendono insieme. Meloni va a chiedere sostegno in Europa, pensi invece al prezzo del gas. Critiche anche da Calenda e Conte. Salvini, nessuna patente dall'estero e su Putin. Dopo la guerra il giudizio è cambiato. Berlusconi, priorità alle bollette, noi atlantisti ed europeisti. Un foreign fighter italo-olandese di 27 anni, originario della provincia di Varese, Benjamin Giorgio Galli, morto in combattimento in Ucraina. Il Cremlino annuncia un referendum nel Donbass e in altre zone occupate. Washington, una consultazione farsa. Crolla la borsa di Mosca, atteso in serata il discorso di Putin. Alluvione nelle Marche, dopo lo zainetto trovata anche una scarpa del piccolo Mattia, 8 anni. Continuano le ricerche anche di Brunella, 56 anni. La procura di Ancona, non ci fu allerta. 3 miliardi la prima stima dei danni, aziende e famiglie in ginocchio. La rabbia dei borghi del Pesarese, noi dimenticati. Banconote nascoste ovunque, sottoterra, nei vasi, nel tagliaerba. Sale a 15 milioni il bottino sequestrato a una coppia di Gussago nel Bresciano. Frutto, secondo l'accusa, di un vorticoso giro di fatture false. Ma si sospetta che il denaro sia molto di più e si cerca ancora. Già 22 gli arresti. Dopo il solenne addio a Elisabetta, riflettori su Carlo, chiamato a colmare il vuoto lasciato dalla regina e a tenere uniti regno e famiglia. Al suo fianco Camilla e la sorella Anna con un ruolo sempre più importante. Nuove spine dalla moglie di Harry, Meghan, che avrebbe chiesto un'udienza privata al re. Putin rilancia la sfida referendum per annettere alla Russia la regione occupata del Donbass che l'Ucraina sta provando a riconquistare. Erdogan aveva aperto uno spiraglio, Putin vuole la fine della guerra, ma il portavoce del Cremlino smentisce. Nessuna soluzione diplomatica in vista. Morto a Kharkiv un foreign fighter italiano, combatteva con i militari di Kiev.
Provocazioni, contestazioni e rischio scontri. Dopo gli ultimi episodi e le polemiche, il Viminale allerta i prefetti, comizi finali blindati, massima vigilanza e misure di sicurezza rafforzate per gli appuntamenti elettorali prima del voto. Pene troppo lievi, questa non è giustizia, lo sgomento del padre di Salvatore, il 14enne ucciso a Napoli dal crollo di un grosso frammento della galleria Umberto I. Per 5 tra tecnici comunali e amministratori condominiali, condanne da 2 anni a 1 anno e 6 mesi, ma nessuno andrà in carcere. A Roma, al Ministero della Giustizia, il sit-in degli agenti penitenziari sono arrivati da tutta Italia prendendo un giorno di ferie per denunciare le carenze di organico e l'escalation di violenza nelle carceri. Dall'inizio dell'anno, secondo il DAP, sono 700 gli agenti vittime di aggressione sul lavoro. Un viaggio nel Quirinale segreto, la Casa degli Italiani è aperta al pubblico tutto l'anno. Stasera con il MEG scopriamo quali attività si svolgono dietro le quinte della dimora del Presidente della Repubblica. La forte presenza femminile nell'organizzazione con ruoli chiave affidati alle donne. Vino e turismo, una coppiata vincente in cui l'Italia è eccellenza. L'enoturismo è una realtà sempre più in crescita, conta 14 milioni di presenze all'anno e muove un giro d'affari di circa 2 miliardi e mezzo di euro. Fenomeno Blanco, dalla vittoria a Sanremo con Brividi in coppia con Mahmood al disco di platino per l'album d'esordio Blu Celeste. Il cantautore e rapper bresciano chiude il tour con il tutto esaurito negli stadi e nelle arene. A Milano 70.000 spettatori in 2 giorni. Buonasera da studio aperto. È atteso da ormai più di un'ora il discorso alla nazione russa che il presidente Putin dovrebbe pronunciare in televisione, un intervento che segue l'annuncio di poche ore fa della Duma che ha approvato modifiche al codice penale tali da prevedere condanne pesanti per i renitenti alla leva. I filorussi intanto hanno annunciato il referendum di annessione alla Federazione Russa dei territori ucraini occupati, Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Lugansk, che si svolgeranno tra il 23 e il 27 di settembre. E nella contemporanea Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'inquietante grido d'allarme del segretario generale Guterres. Sul mondo incombe la minaccia di una tempesta perfetta. A causarla sono le divisioni politiche amplificate dall'invasione in Ucraina, le disuguaglianze, le catastrofi climatiche. Ma dall'Assemblea arriva anche la condanna dei leader mondiali ai referendum di annessione annunciati oggi in Ucraina. Benjamin Giorgio Galli, foreign fighter, originario di Varese ma residente in Olanda, è morto in Ucraina dove combatteva con la Legione Internazionale in difesa di Kiev. Il giovane, 27 anni, si era arruolato e già in primavera e poco prima si era trasferito con la famiglia in Olanda. Sarebbe stato ucciso da una bomba a grappolo. Veleni e polemiche nel rush finale della campagna elettorale. Meloni attaccata sulla mancata presa di distanza dal fascismo, che respinge al mittente, ricordando di non essersi certo dissociata dalle parole a suo tempo di Fini sul fascismo come male assoluto. Rilascia un'intervista all'agenzia spagnola EFE augurandosi la vittoria del centrodestra anche in Spagna. Per i suoi avversari è un endorsement ai nazionalisti di Vox. La leader di Fratelli d'Italia attacca Letta per il sostegno chiesto ai socialdemocratici tedeschi. Ha una logica autarchica la risposta del segretario PD. Durissimo video della Lega contro i Dem. Nel nostro TG questa sera il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Continuano a cercarli con ogni mezzo, anche con i cani molecolari. I detriti sono arrivati fino al mare, ma non c'è ancora la minima traccia degli ultimi 2 dispersi all'alluvione delle Marche. Mattia, 8 anni, Brunella, 56. Acquisiti i dati meteo sulle previsioni per il giorno del nubifragio. Per la procura di Ancona è mancata l'allerta e la regione non avrebbe avvertito i comuni. Inizia da questa sera con il nuovo IBAN la raccolta fondi del TG della 7 e del Corriere della Sera, un aiuto per le Marche. Buonasera.